Muffa, l'unico e inimitabile additivo antimuffa ecologico, naturale e profumato, certificato e brevettato. Easy Muffa, nel formato spruzzino da un litro, è pronto all'uso su tutti i materiali, pareti, armadi, divani, tende e indumenti. Completamente naturale e di facile utilizzo in casa. Easy Muffa è anche additivo per vernici e stucchi nel suo formato da 3 litri e 5 litri, da diluire direttamente nella vernice, in difesa di pareti e superfici da verniciare, esposte all'umidità e agenti atmosferici e parassitari. Garantisce la verniciatura per 10 anni. Inoltre la sua speciale formula rende tutte le vernici più coprenti. Easy Muffa, 100% naturale, 100% efficiente. www.easymuffa.it. Perché scegliere Fisiolab? Da noi non ci sono tempi di attesa. Trattamento tutto compreso ad un unico costo fisso. E poi le valutazioni sono sempre gratuite. Ed ora anche le visite medico-sportive. Vi aspettiamo! La distilleria Meletti nasce nel lontano 1870 per opera di Silvio Meletti, che partendo da una tradizione familiare crea un liquore unico e inconfondibile per gusto e aroma. L'anisetta Meletti. Il successo dell'anisetta porta l'azienda a ricevere numerose medaglie e premi. Nel 1879 il re Umberto I concede alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. Le ricette create dal fondatore sono state tramandate di padre in figlio per arrivare immutate fino ai giorni nostri. Processi produttivi artigianali e ricerca delle migliori materie prime sono i segni distintivi che hanno fatto conoscere nel mondo i prodotti Meletti come l'aristocrazia dei liquori italiani. A 150 anni dalla sua nascita, la ditta Silvio Meletti ha tracciato le linee guida per il futuro. È il rito dei gesti quotidiani che si ripetono da più di un secolo a fare dei liquori Meletti prodotti unici e intramontabili. Ristorante self-service Pesce Azzurro. Pescatori da sempre e da 40 anni anche ristoratori. Ogni giorno menù completo di pesce 14 euro. 6 piatti sempre diversi. 2 antipasti, un primo, pasta fatta in casa. 2 secondi, contorno. Un buon fritto di calamari tutti i giorni. Acqua e vino alla spina, gratis senza limiti. Pesce Azzurro a San Benedetto del Tronto, via Colombo 24. Fatti furbo con il Pesce Azzurro. Insalatona Goji Island, salmone marinato, mango, ananas, bacche di goji e crostini di pane. A me piace. Ma i giudici siete voi. Un saluto ai web spettatori per questa ultima puntata delle edizioni speciali di Punto a Capo. Abbiamo ospiti i due sfidanti al ballottaggio del 17 e 18 ottobre, Pasqualino Piunti, sindaco uscente, ricandidato con le sue liste, e Antonio Spazzafumo, primo arrivato fra gli sfidanti, diciamo così. Ecco, sono loro che stasera si affronteranno, si discuteranno un po' dei problemi che noi presenteremo. E intanto la prima domanda mi corre d'obbligo farla: è vero che Pasqualino Piunti, in base ai risultati elettorali, ha avuto il 41,56%, complimenti a lui, però
i voti che ha avuto, i 9.706 voti, sono, a noi cittadini tutti, solo il 24% dei sanbenedettesi che avrebbero avuto diritto di votare, perché 16.310 sanbenedettesi non hanno votato, per cui in tal senso la percentuale di Pasqualino Piunti in concreto scende al 24%, come anzi peggio ancora la percentuale di Antonio Spazzafumo, che fra quelli che hanno votato il 19,6%, ma di fatto tra coloro che avrebbero avuto diritto di votare scende all'11%. Cosa ne pensate entrambi? La prima risposta a Pasqualino Piunti e poi Antonio Spazzafumo. Prego Piunti. Intanto grazie per l'ospitalità, un saluto a tutti gli spettatori. Sì, è un calo fisiologico che bisognerebbe arrestare, perché il diritto di voto è un diritto inalienabile, bisogna usufruirne, perché è bene che ogni cittadino esprima la propria gradibilità a tutti i livelli, in questo caso a livello comunale, ma poi anche a livello regionale, parlamentare. Dobbiamo riportare la gente a votare. Questo succede se, insomma, dalla politica o comunque da chi amministra la cosa pubblica c'è un rapporto continuo ed ininterrotto con i cittadini, e questo quindi dobbiamo ripristinare. Dobbiamo in qualche modo, più che fare appelli, incontrare queste persone e invitarle domenica ad essere, se possibile, più numerosi di quelli che sono stati al primo turno. Io credo che questo sia una cosa riconducibile in tutte quante le città d'Italia. Dobbiamo assolutamente frenare questo trend. Noi, per quello che possiamo fare, è quello di, diciamo, ancora una volta caldeggiare, insomma, il coinvolgimento dei cittadini nella cosa pubblica. Bene, Spazzafumo. Allora, suo giudizio. Sì, allora buon pomeriggio a tutti. Il mio giudizio è semplice. Praticamente le persone sono stanche di vivere una politica ormai brutta, una politica pesante, una politica che non rispecchia più gli indirizzi delle persone. I cittadini sono delusi da questa politica, ormai io la chiamo old style, una politica veramente ormai che non ha più senso di esistere. E nei miei 10 mesi ho cercato di coinvolgere tutti coloro che erano lontani dalla politica, quindi quella gioventù che comunque si era allontanata perché non veniva rappresentata e comunque non veniva considerata. Il messaggio che i giovani mi hanno dato era appunto questo, che non essendo più rappresentati il loro interesse politico era praticamente scemato. È chiaro che è un'operazione questa che è stata molto, è molto difficile da riattivare, perché le persone sono tante, i ragazzi da contattare sono tanti, ma anche le persone anche di una certa età, insomma, sono deluse, perché alla fine dicono siete tutti uguali e non rispecchiate più gli interessi della cittadinanza, e di conseguenza hanno abbandonato il diritto di votare. Il diritto di votare, io dico sempre che comunque sia un diritto ma anche un dovere, dico anche che comunque bisogna andare a votare, perché poi si può avere anche il diritto di critica, perché nel momento in cui una persona decide di non votare e poi decide anche di criticare, chiaramente la delusione è doppia. Io quindi invito le persone ad esprimere il proprio consenso per uno dei candidati in competizione. E poi eventualmente, se il candidato scelto è un candidato che non ha rispettato quelle che sono state le promesse fatte, chiaramente deve essere allontanato, non riconfermato. Questo è io sono di questo principio. Poi, ripeto, è difficile arrivare a tutti, noi ci abbiamo provato, ci stiamo provando. È chiaro che avevamo davanti due settimane molto striminzite, e quindi niente, diciamo che stiamo sollecitando per incentivare le persone a tornare a votare, anche perché stamattina ne ho incontrate tante che dice abbiamo votato la prima volta, non sappiamo se ci andiamo la seconda, perché insomma non sappiamo nemmeno del ballottaggio, quindi siamo a questi livelli. Bene, Spazzafumo, al di là degli auspici, secondo voi, insomma, facendo un pronostico, aumenteranno o diminuiranno? Cosa state facendo per farli salire? Insomma, a chi conviene poi farli salire questi votanti?
prima spazzapomo, poi a chi conviene. Io penso che convenga a tutti e due, non c'è una convenienza più per l'uno più per l'altro. È chiaro che nella competizione io andrò a cercare più possibile le persone che non hanno votato, perché cercando appunto di dargli l'indicazione di votare me. Non è facile, non è facile, però ci stiamo provando. È questa l'indicazione che sto dando. Cioè, sto spiegando che comunque la progettualità di città che abbiamo noi è una progettualità nuova, e di conseguenza quelle famiglie che hanno figli piccoli hanno iniziato a capire l'interesse che io ho messo nella politica, che non è un interesse personale, ma un interesse indirizzato direttamente al pubblico, al sociale. A chi conviene? Conviene alla partecipazione e quindi alla democrazia, che sono proprio assolutamente collegate, quindi gli ultimi appelli più che appelli sono quelli degli incontri. Io l'ultimo l'ho fatto con tutti quanti i miei candidati e sono venuti tutti, anche quelli lì che non hanno la possibilità di entrare in Consiglio Comunale. In Consiglio Comunale si entra in 24 tra maggioranza e minoranza, quindi parlando dei miei, insomma, ne entrerebbero in 15 più quelli che saranno assessori, nel caso di Vittoria naturalmente, e sono arrivati tutti, vuol dire che c'è una voglia di partecipare, e questo va poi dopo proiettato sulla città. Quindi la speranza, come ho detto prima, è che ci siano più persone domenica al ballottaggio che magari nel primo turno. È difficile, per storicamente, quando si va al secondo turno tanti non vanno, alcuni addirittura effettivamente non lo sanno, quindi vanno spronati, perché devono assolutamente andare per partecipare. Questa città ha bisogno di partecipazione. Bene, grazie. Ma adesso una domanda che può valere per entrambi, sia per Pasqualino Piunti che per Antonio Spazzafumo. Io ne ho già dato conto nella precedente edizione di Scienziati, quando abbiamo fatto un dibattito, un dialogo tra di noi, Zarè e Peppino. Adesso abbiamo i due candidati, la rifaccio perché personalmente la ritengo importante. Venerdì 8 ottobre il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, che risulta essere il partito più votato a San Benedetto, quindi qualcosa dovrà contare, no? Più o meno, ha emesso un comunicato di 17 righe dove nomina ovviamente entrambi, indirettamente anche Piunti, ma soprattutto l'avversario, il suo avversario Spazzafumo. Spazzafumo è il mercato delle vacche. Spazzafumo, mercante di vacche. Non so se si dedica anche al... Non ho le mandrie. Bestiame, non so. Non faccio commercio di bestiame, mi occupo di altro. Di bestiame, no, aziende faunistiche. No, no. L'unità che non c'era prima si costruì con il baratto delle poltrone. Ci sarebbe anche un'attività di immobiliere, di venditore di poltrone, di collocatore di poltrone. Poi naturalmente nomina anche la Bottiglieri, che qualora facesse accordi addirittura Primavera, come se Primavera fosse chissà chi. La Primavera mi risulta essere persona intelligente e anche capace di disegnare la O senza dover usare il bicchiere, a differenza di altre persone che conosco che invece hanno bisogno del bicchiere per la O. E poi scenario simile a un mercato, di nuovo mercato delle vacche, barattare a sostegno di promesse non comprese in atti formali, e poi noi ci vogliamo, facciamo un accordo con i cittadini. Certo, grazie, ci chiedevamo, ma con chi lo devono fare? Con gli Acquavivani, i Fermani, gli Ascolani? Mamma mia, no, lo devono fare con i Sammettesi, un pleonasmo. Comunque, vabbè, Piunti, che ne pensa di questo mercato delle vacche e di queste poltrone? Ma sono tutte metafore che in politica ci stanno, quindi siccome di comunicati... Meno male. Sì, di comunicati se ne vedono ad ogni pieso spinto, quindi penso che andare ad estrapolare uno piuttosto che un altro abbia, diciamo, il senso che lascia, diciamo, quello che può rappresentare un altro partito, un altro movimento e quant'altro. Siamo in campagna elettorale, ognuno cerca di dare il messaggio e di farlo capire nei modi che ritiene più opportuni, e quindi ritengo che alla fine, insomma, ci stia. Nell'ultima volta che ci siamo confrontati, tutti i candidati, anche quelli che poi sono, diciamo, stati esclusi,
nel primo turno tutti hanno rivendicato una correttezza sia propria che da parte degli avversari. Io credo che questa correttezza la dobbiamo portare fino a termine, perché se poi parliamo di incentivare i cittadini, tutti quanti dobbiamo insomma essere diciamo corretti. Quindi io rimetto nell'alveo della, come dire, della discussione politica, del, diciamo, del parlare in politichese anche qualche parola che può non piacere, come magari non piace a noi quando qualcuno fa dei riferimenti, ci sta. Spazzafumo, mercante di vacche di Poltrone, e di allora, Poltrone, no, ma una cosa di colore, dai, diciamolo, perché sì, il mercante di vacche ci sta. Vabbè, e lei, non so se se lo ricorda, che è un po' più giovane di me, ma io ricordo da bambino che il mercato delle vacche, e c'era San Benedetto, era in piazza Battisti, è vero, ecco, vedi, il quasi coetaneo, sì, Pasqualini se lo ricorda, quindi lì c'era il mercato delle vacche, erano le vacche vere, forse, no? Forse ci si dava la mano e forse, ecco, forse il Boncava ha partecipato a questo mercato, forse. Ma non lo so, all'epoca non è rimasta impressa questa immagine, certo. Ma io vorrei dire una cosa sola, che se avessi accettato di fare il mercato delle vacche, naturalmente mi sarei accordato con Fratelli d'Italia e Collega ancora prima di iniziare diciamo di arrivare alle elezioni. Potevo accettare la loro proposta, essendo noi una coalizione civica abbiamo detto di no, perché abbiamo voluto mantenere il nostro DNA, quindi abbiamo detto che a noi non interessavano i partiti all'interno della nostra coalizione civica e abbiamo mantenuto il nostro standard. Poi se qualcuno non ha altri argomenti, perché Cava già ha fatto un'uscita e mi sembra che si sia sprofondato da solo, e poi ne fa errare umano ma perseverare diabolico e continua ancora con le sue uscite pittoresche, io dico che non ho fatto mercato delle vacche perché mi sembra l'aver capito, visto che un pochettino ancora so leggere, che sia Canducci, sia la dottoressa Bottiglieri, ma sia il Movimento 5 Stelle hanno dato delle indicazioni. Io magari sul mercato delle vacche al signor Cava potrei indicare anche altre cose, perché sai, andare a cercare un movimento per avere un po' di consensi, secondo me il mercato delle vacche le sta facendo lui loro e non io. Noi abbiamo mantenuto il nostro DNA, abbiamo mantenuto il nostro standard, chiaramente siamo aperti alle proposte, perché il nostro programma coincide in diversi punti con quello degli altri competitor, però abbiamo mantenuto la nostra identità e poi è stato riportato su tutte le testate locali quello che è successo. Quindi il Boncava ha perso un'occasione per tagliare ancora una volta. Bene, è una domanda di tenore diverso. A proposito dell'asta per la zona Brangadoro che si terrà nei primi di dicembre, no? Nei primi giorni di dicembre, voi a chi pensate che possa interessare questa area così importante? Qualcuno ha fatto il nome della San Benedettese, che avrebbe vicino i tanto agognati campi da gioco e tante altre strutture. Voi che ne pensate? Ma io penso che quell'area debba rimanere a verde sportivo, se deve rimanere a quel vincolo. È chiaro che c'è un'asta, il comune deve comunque bloccare quell'area a così come era stata, diciamo, progettata, quindi a verde sportivo. È chiaro che ci deve essere un'indicazione comunale, un indirizzo comunale, e io spero che non ci sia un'altra furbata dietro a questa asta, per cui l'amministrazione comunale in corso o quella che verrà dovrà comunque metterci un bel sigillo sopra, indicando che quell'area non deve essere assolutamente toccata. Infatti parlavo di impianti sportivi, come mi pare sta nella... Però gli impianti sportivi che siano impianti sportivi e non trasformabili. Bene, Piunti. Ma mi sono già espresso l'altra volta, sempre con la vostra testata, insomma, non sarà un'area edificabile, tanto è questo, no? Che bisogna dire con chiarezza, quindi io amo parlare chiaramente, non si edificherà, quindi è un'area verde. Se poi c'è la possibilità di fare un progetto che vada, no, una volta si parlava di cittadella dello sport e quant'altro, assolutamente possa venire, ma con un progetto chiaro, condiviso e con un beneficio pubblico evidentissimo.
Bene, potrebbe interessare la San Benedettese, secondo. Non posso fare il processo alle intenzioni, non lo so. Io penso che la San Benedettese in questo momento ha altri problemi un po' più importanti da affrontare. Certo, apparentemente. Malizioso questa mia battuta, certo, è chiaro. Sì, sì, vabbè. Quattro sconfitte in quattro partite, se non ho fatto male i conti. No, e allora a questo punto adesso prego Piundi di rispondere per primo. Ma indirizzo, lei ha detto indirizzo comunale, mettere esigenze bellissime. Lei ha detto bellissime parole su quest'area, però mi chiedo: ma perché il comune non l'ha acquisita? Non dico partecipare all'asta, ma poteva acquisirla. Mi corregga se sbaglio, cioè la poteva acquisire anche in precedenza, fin da quando è stata, no, la società che ne era proprietaria fallita, il comune poteva intervenire, acquisirla e fare ciò che riteneva giusto. Prego. Il comune è debitore per 2 milioni di quell'area, quindi c'era un contenzioso in corso che non permetteva di fare altre pratiche. È chiaro che stiamo monitorando tutta quanta la situazione e siamo attenti anche a vedere come evolverà. Il comune è il primo attore e sicuramente nell'ottica che lì non si può costruire, almeno secondo me e secondo la mia coalizione, ci muoveremo, diciamo, di conseguenza. Se il comune praticamente doveva avere dei soldi da queste società e non li ha mai ricevuti, modalmente poteva intervenire in maniera diversa. Non so se queste operazioni sono state fatte, non ne sono a conoscenza perché chiaramente non sono all'interno dell'amministrazione comunale, infatti, sono dei passaggi che comunque se dovessimo andare a governare andremo a verificare. Siccome quando non si ha conoscenza non si deve esprimere dei giudizi, correttamente. Io vi dico che c'è un ufficio legale del comune che lavora e sta lavorando. Però ci sono dei passaggi che andavano fatti precedentemente a questa asta, questo è sicuro. Va bene. Bene. E il Ballarin, Spazzafumo si è già esposto. Compromesso. Insomma, credo che confermi la sua preferenza, non lo so, adesso ce lo dirà, mentre Piundi, perlomeno nel nostro ultimo incontro, sembra indeciso. Sbaglio? Assolutamente indeciso no, anzi sono il più deciso di tutti, perché se per 30 anni nessuno ci ha messo mano, io ci ho messo mano anche coraggiosamente, perché comunque rappresenta un monumento nell'immaginario collettivo, e ci mancherebbe altro. Così è la vecchia Fossa dei Leoni, l'abbiamo messa in sicurezza. Lo abbiamo riaperto, abbiamo ricordato proprio nei 40 anni, proprio nel giorno in cui ricorrevano i 40 anni di quella terribile tragedia, anche quelle due ragazze. C'è un progetto che è in comune e che deve evolvere. Io correttamente, quando sono stato avvicinato, e non è solo una volta che li ho incontrati, il comitato del Ballarin, ho detto: io non firmo perché non ho la certezza di poter portare a termine qualcosa, quindi per rispetto vostro e dei cittadini io questa lettera, questo vostro intento non lo firmo, ma il tavolo è sempre aperto e quindi possiamo insieme ragionare per la soluzione migliore che sia fattibile. Per ora quest'estate è stato riaperto, è stato un open space importante per 3 concerti importanti che ha visto il tutto esaurito in sicurezza. Ricordo che è venuta una testata giornalistica nazionale a fare un servizio proprio per far capire come si metteva in sicurezza uno spazio del genere e si poteva riaprire ai concerti. Quindi io sono attualmente soddisfatto dell'iter che è stato seguito per il Ballarin. È chiaro che per il futuro vogliamo ragionarlo non solo con il comitato di quartiere, ma con tutti i cittadini e con tutte le associazioni, a partire dal comitato. Quindi se verrà confermato, valerà di nuovo le proposte che arrivano, non è che già ne ha scelto. No, l'ho detto sempre chiaramente. Spazzafumo. Allora, il problema è che il nostro sindaco uscente aveva già sposato quel progetto quando nel 2016 si stava candidando appunto alla figura di sindaco. Aveva cavalcato quel progetto, l'aveva condiviso appunto con l'associazione, poi all'improvviso, appena entrati in comune, ha deciso di prendere altre strade. Noi in maniera molto decisa abbiamo
detto che quel progetto a noi piace perché comunque porta quell'aria a una visione diversa, a una visione futuribile e non a una visione di corta gettata. È chiaro che noi la decisione l'abbiamo presa subito e la manterremo nel momento in cui verremo chiamati a governare. È chiaro che dire, trincerarsi dietro a un fatto, dice io sì lo firmo però poi non sono sicuro di farlo, io penso che un sindaco, anche se a fine mandato oppure a inizio mandato come gli è successo nel 2016, se avesse deciso di fare, di perseguire quel progetto, oggi molto probabilmente sarebbero arrivati i primi risultati. Però, visto e considerato che non siamo stati nemmeno capaci di prendere dei fondi europei o dei fondi destinati ad altre strutture sportive, la vedo dura che quel progetto potesse prendere luce. Ha detto due inesattezze, ma è normale, per carità, per un neofita dell'amministrazione comunale, per una persona che si affaccia oggi nella politica, comunque nel panorama politico cittadino, ci può stare, perché io non ho assolutamente sposato nessun progetto se non avuto incontri, e ci mancherebbe altro che non fosse così, sia prima di diventare sindaco che dopo, avendo sempre la stessa linea. E quindi ribadisco e confermo che per 30 anni si è tanto parlato del Ballarin, ma quando io mi sono insediato c'erano capannoni pericolosissimi al lato nord e una situazione all'interno di grande pericolosità. Chi passava con la macchina o a piedi in via Morosini aveva sempre la paura che la tribuna gli potesse cadere addosso. Oggi è diverso. Allora, qui non si tratta di essere neofiti, perché comunque le parole del comitato sono parole che sono tornate in auge nel momento in cui il comitato è stato richiamato. Il sindaco vuole far passare me come neofita quando io poi non ho una memoria corta ma una memoria abbastanza lunga. Allora, neofita è chiaro che comunque detto... È la verità. Sarò un neofita, molto probabilmente, o sono a conoscenza di tanti di quegli argomenti che lei vuole far passare come neofita, come argomenti, ma io glieli elenco per il semplice motivo che... Io sono qui. Scusa, no, è interessante comunque questo acceso dibattito sul Ballarin, che è uno degli argomenti più importanti, quindi è bene che io ci vorrei, sia vorrei, questo vorrei che il sindaco, uscente, visto che io sono stato silente, probabilmente agitato di queste mie cose che gli sto raccontando, quindi io sto solamente dicendo che parlando con il signor Marcozzi, che mi ha detto che all'epoca voi avevate perseguito quel progetto e poi all'improvviso sulla via di Damasco vi siete ravveduti, ci può stare, non è che avete seguito un'altra linea, però onestamente a tutt'oggi noi vorremmo vedere qual è il progetto attuale di quell'area, perché ancora non l'ha capito nessuno. Poi lo strumentalizzare la morte di quelle due ragazze per me è stata la cosa un po' più triste, diciamo, ecco. Questo è di poco rispetto, veramente, mi fermo qui per... Educazione. Piunti si ferma qui, va bene. Non scendo a questi livelli. Certo. Ma non si tratta di livelli, purtroppo è quello che pensano tutti i sammettesi. Va bene, avete dibattuto positivamente, perché il dibattito è importantissimo. Sì. A questo punto facciamo una pausa ai nostri estenuati web spettatori che prenderanno respiro con qualche consiglio e poi riprenderemo. Mondo di idee? Noi ne abbiamo di più con Galassia Store. Il professionista sei tu. Il più grande assortimento per il packaging alimentare, sia all'ingrosso che al dettaglio, per pasticceria, gelateria, ristorazione, fast food, aziende agricole e tanto altro ancora. Confezioni pratiche, sicure, ecologiche, personalizzabili, anche in piccole quantità. Siamo in via Enrico De Nicola 20 al Porto d'Ascoli. Seguici anche su Facebook ed Instagram e su galassiastore.it. Il professionista sei tu. Il tuo benessere è un percorso che ha origine da qui, da un materasso che fa la differenza. Per questo noi di Dorelan ne abbiamo fatto un'arte e una scienza, in una perfetta unione tra innovazione, tecnologia e alta manifattura italiana. Dorelan, dormire bene, vivere meglio. Le aziende Canalibus e Boomerang Viaggi dal 1986 sono diventate aziende leader nel settore del turismo nazionale ed internazionale. Oltre 30 mezzi, divisi tra autobus Gran Turismo e scuolabus.
fiore all'occhiello è l'autobus dedicato ai clienti diversamente abili. Lo staff Canalibus vanta una squadra di 30 autisti, che hanno come mission quella di rendere i propri clienti soddisfatti, pronti a partire per il prossimo viaggio. Omara Group vende mezzi nuovi e usati, allestimenti personalizzati, attrezzature gru idrauliche delle migliori marche, manutenzione all'avanguardia, raddrizzamento telai, allineamento e convergenza, officina qualificata, magazzino ricambi plurimarche, veloci e affidabili. Portiamo a nuovo i vostri mezzi con sabbiatura e verniciatura. Revisioni periodiche, assistenza e collaudi. Omara Group, la nostra officina, la chiave del tuo successo. Bene, adesso dopo l'interessante dibattito sul ballerino, che è importante farlo, ringraziamo entrambi i contendenti, io do sempre conto di comunicati, perché voglio dire, no, la mia vecchia abitudine di cronista, il Movimento 5 Stelle ha fatto un comunicato che, vabbè, dice delle cose che si sono già dette, che i candidati, 425 candidati, 5 coalizioni, 19 liste, hanno avuto pochi voti rispetto al totale dei sanbenettesi che avrebbero dovuto, avuto diritto di votare, e vabbè, quindi chi di voi sarà eletto da una, voglio dire infine, ma una piccola percentuale di cittadini, ma questo non so se è colpa vostra, non lo so, ma colpa dei cittadini sì, purtroppo colpa nel senso che non, se non votano è chiaro, poi non si possono lamentare, dovrebbero essere coerenti. Vabbè, e poi naturalmente fanno riferimento al TUEL, ma non per il conflitto di interessi, ma perché il TUEL ha recepito la legge elettorale, e se è vero, loro non lo dicono, questo lo dico io, se è vero, come ha correttamente detto Piunti, che il sindaco eletto avrà a disposizione 14 consiglieri più lui stesso, quindi 15, è anche vero, e questa è una cosa che fossi Piunti, non so se dovessi essere contento o meno di essere, beh, però non lo so. E qualora facendo i conti, Piunti, facendo proprio i conti con il sistema DONT, mi risulta che se vince lei, Serafino Angelini rientra nell'opposizione, ovviamente, rientra fra i consiglieri eletti. Se dovesse vincere Spazzafumo, Angelini non rientra fra. Quindi Angelini è fermo, non si muove, perché se si muove potrebbe fare il gioco dell'avversario, una vecchia barzellettaccia, dicevo. Lei che ne pensa? Se gli piacerebbe ritrovarsi, lei vince, se vince, se lo ritrova in consiglio comunale. Lei democraticamente lo accetterebbe o no? Ci mancherebbe altro, che vuol dire? Cioè, io a parte non sono un grande esperto di metodi, d'onte e quant'altro. Questo glielo garantiamo, quindi, si ritrova Angelini se vince lei. No, io sono abituato a rispettare il giudizio, le valutazioni dei cittadini, quindi quello che sarà il prossimo consiglio comunale... No, preciso per la casalinga di Ragnolo, ovviamente all'opposizione, non nella sua maggioranza. Ovviamente all'opposizione, certo, rientrerebbe tra i 10 all'opposizione anche Angelini. Scusi, più prego. Sì, quelli che saranno in consiglio comunale, certo, sono quelli legittimati dai cittadini, certo, quindi rispetto, certo, massimo, certo, per, certo, chiunque siederà in consiglio comunale. Vabbè, quindi lei, Spazzafumo, che ne dice? No, cioè, se vince lei, Angelini non rientra, e vabbè, se ne farà una ragione. Sono curioso di sapere se il sindaco ha telefonato ad Angelini.
Questo è curioso. Io non ho il numero di telefono di Angelo. No, ma poi lui, scusa, Piunti, cosa gli telefona a fare? Devi di non ti muove, state fermo, non ti muove. Vabbè, non può ferire. Quindi il sindaco pubblicamente ci dice che non ha telefonato al 5 Stelle. No, ma è credibile la sua affermazione. Non come il fa? Di telefono di che lo chiama a fare? Non si tratta di avere il numero di telefono di Angelini. Se lo procura con la batteria del luminale, se la procura. Dire non ho il numero di Angelini è riduttivo. Piunti, che lo chiama a fare? Meglio che non lo chiama. Che lo chiama a fare? Lo chiama perché ha una convenienza. Vabbè. Se vince entra Angelini. E vabbè, poi questo casomai dopo, no? prima Giulia, ma deve vincere. Lei che ne pensa? Lei non si troverebbe, no, lei nel senso io passafumo che ne pensa? Vabbè, io penso una ragione, ma io penso che la figura di Angelini è una figura professionale, è una figura seria, è una figura molto professionale. Ho avuto modo di parlare con Serafino Angelini durante tutti questi 10 mesi dove ci siamo incontrati, nelle varie conferenze che abbiamo fatto e dove abbiamo comunque allacciato un rapporto anche di amicizia al di là della corrente politica, che chiaramente è diversa rispetto a quello che è il nostro pensiero. Io reputo Serafino Angelini una figura molto, molto seria e secondo me una figura che potrebbe tornare utile alla città di San Benedetto del Tronto. È un'opportunità, un cittadino di San Benedetto, un sanbenedettese, e che dovrebbe avere il suo spazio perché è un gran conoscitore di San Benedetto. Bene, al di là di quello che succederà, comunque questa cosa che io non la conoscevo e Peppino ce l'ha fatta conoscere, insomma, non è sicuramente uno svantaggio per Piunti, diciamo, al di là di quello che potrà succedere, diciamo. Poi adesso io vi chiedo invece, avreste preferito un altro ballottaggio? Prima Piunti. No, io l'ho detto già, l'ho ripetuto più volte, per me insomma uno o l'altro era la stessa cosa, perché rispetto il volere dei cittadini. I cittadini hanno detto che al ballottaggio, oltre il sottoscritto, ci andava Spazzafumo, massimo rispetto per i cittadini, massimo rispetto per Spazzafumo, quindi va bene così. Sapevamo che dovevamo andare in competizione con il sindaco uscente, perché comunque è sempre il sindaco uscente, e quindi sapevamo che l'eventuale ballottaggio sarebbe stato con Pasqualino Piunti. Confermo anche il rispetto per la persona e per l'appartenenza, va bene così, se dovessimo vincere saremmo ancora più contenti. Aggiungo, che ne pensate voi di queste liste civetta, liste d'appoggio? Secondo me condizionano e sono un po' un inganno per quello che poi è il risultato. Non sarà un caso, ma hanno preso più voti chi aveva più liste d'appoggio, lista civetta, adesso non so come chiamarle. Voi che ne pensate? Io le abolirei, insomma, questo è il mio pensiero personale. Voi? Ma guarda, inizio io. Allora guarda, le liste, noi siamo partiti che avevamo praticamente in organico erano 6 liste, poi per motivi chiaramente logici ci siamo ridotti a 5 e quelle 5 sono rimaste, quindi sono state 5 liste che ci hanno permesso comunque di arrivare al ballottaggio. Non sono state liste civetta, ma sono state liste che ci hanno portato consenso. E forse sono state quelle liste che hanno un po' fatto la differenza rispetto agli altri competitor che si sono fermati con consensi un po' minori. Va bene, sì. Piunti. Mi intervio poi do naturalmente altro pane da... carne al fuoco per più. No, ci sono state, è vero che Piunti ha avuto tante liste, ma è anche vero che almeno 2 liste hanno avuto pochissimi voti, addirittura... 0 preferenze per moltissimi candidati, e 0 preferenze fanno ma non dipende da Piunti ovviamente, fanno vedere che sono candidati neanche residenti a San Benedetto, perché almeno un voto lo avrebbero dovuto prendere, si presume. Ecco, che ne pensa di questo? No, io non mi addendo nelle liste civette, perché la mia è una coalizione che ha proposto, insomma, oltre ai partiti tradizionali del centrodestra, 2 liste che anche loro fanno parte del panorama, insomma, sia
noi con l'Italia che il popolo della famiglia. L'ultima è la lista del sindaco, che oltretutto nel 2016 fu la più votata e in questa fase insomma ha avuto un risultato vicino al 10%, che è un risultato veramente diciamo ottimale. Quindi per quanto riguarda le altre coalizioni ritengo che... No, mi consente di spezzare una lancia per la lista più di sindaco, che ha avuto un ottimo risultato, onestamente va detto. No? Sì, devo dire che me lo aspettavo, il 10%, siamo arrivati poco sotto al 10%, quindi diciamo per quanto riguarda le liste delle altre coalizioni, ecco, io lo so, non è semplice poi dopo riempire i simboli che contraddistinguono queste liste, quindi... a volte per arrivare a 24 o anche al numero minimo di 16 o 18 si va anche a pescare nei territori circostanti, questo insomma ci sta, però insomma fa parte del gioco anche questo, ma chi fa la differenza di solito sono i candidati sindaco, quindi ecco, prima ho fatto riferimento a me, al mio competitor nella in questa fase di ballottaggio, ma bisogna dare insomma anche riconoscimento e rispetto a tutti quelli che comunque ci hanno messo la faccia e si sono candidati pur non avendo raggiunto diciamo questa fase di ballottaggio. Bene, prima di arrivare alla micidiale dulcis in fundo, non è male, micidiale è vero o più? È come un amaro. Micidiale? No, un amaro. Micidiale. Amaro micidiale, beh, lei lo chiami, sì, non è male, beh, mi piace, lo possiamo scambiarci queste due marchi, no, di immagine bellissime. No, veniamo a un conflitto di interessi. Allora, io sono cattivo con Spazzafumo, lui ride, Spazzafumo ha un'attività, primaria attività, che chiaramente deve avere rapporti con anche le pubbliche amministrazioni, oltre con aziende private, imprese private, anche con la pubblica amministrazione. Qualora lei fosse eletto, come la farebbe come Berlusconi? Dice no, io mi tiro fuori, in questo caso non da Mediaset, ma dalla sua azienda, come metteremo le cose? Se avevo Mediaset stavo in vacanza. Stavo in vacanza, vabbè, questo io ho fatto un paragone con... Ma guarda, conflitto di interessi, io con l'amministrazione comunale di San Meto ci ho lavorato fino a un certo periodo, è chiaro che poi i rapporti si sono interrotti, ma casomai io dovessi diventare sindaco di questa città, va da sé che io non è che vado a fare degli interessi personali, non ho bisogno di questo, la mia attività ha tantissimo lavoro al di fuori della provincia di Ascoli, lavoriamo con quattro regioni, di conseguenza non ho bisogno di andare ad elemosinare degli affari sulla città, sul comune di San Benedetto. Mi sembra che... No, elemosinare no, è un lavoro. Beh sai, guarda, ultimamente, ultimamente siccome ne ho sentite tante, no, ho sentito che io dovrei fare una società parallela per poter vendere le attrezzature all'amministrazione comunale di San Benedetto. Allora, io so il volume di affari che mi produceva l'amministrazione comunale di San Benedetto. Cioè si è deciso che potevo fare a meno anche di quella roba lì, perché comunque buona parte di quegli introiti io li ridavo tramite sponsorizzazioni e anche beneficenze, di conseguenza il rapporto di lavoro con l'amministrazione si è interrotto ed io non ho deciso di lavorare al di fuori della città, quindi ho un giro d'affari abbastanza ampio, ho dei bei fatturati, non ho bisogno. Vabbè, no, perché non è giusto lasciare più di senza diritto di parola sui conflitti di interesse, ma non sulle attrezzature di Spazzafumo, che non ha nulla a che vedere. Riviera oggi, nel corso della sua amministrazione, Piunti ha criticato, a noi piacciono le cose eleganti, allora ha criticato duramente l'amministrazione Piunti per certi conflitti di interesse che adesso per non dilungarci non diciamo, certi conflitti di interesse. Lei ha intenzione di porre fine a qualunque eventuale, qualora fosse eletto, un attacco su conflitti di interesse, assessori che vendono qua, fanno aste, ha intenzione di mettere a tacere queste voci malevole? Le voci sono state... In America direbbero, scusi più, in America direbbero è la stampa bellezza, no. Però... Le voci quando ci sono, in un giornale, una testata... nasce e vive e diciamo
ha modo di esistere perché deve andare a raccontare ai cittadini quelle che sono le situazioni, quindi se ci sono situazioni da... le proprie opinioni, poi chiaramente si confrontano. Voi avete fatto questo, altri lo hanno fatto, voi lo avete fatto in modo molto aggressivo, è stata data risposta più volte da parte dell'amministrazione comunale, dei diretti interessati, da parte del sottoscritto. Io credo che l'amministrazione uscente... Lei l'ha detto, noi non ce ne siamo accorti, però le sue risposte non ce ne abbiamo... Però lei non metto in dubbio che lei le abbia date, e che noi la colpa è la nostra, non ci siamo accorti. Voi non vi siete accorti perché ci siamo spiegati già quella volta che sono stato da voi il 20 di settembre, dove è stata fatta la stessa domanda, io vi posso ridare la stessa risposta. Comunque assolutamente nessuna preclusione da parte mia verso la vostra testata, ci mancherebbe altro. Bene, allora vogliamo venire al Dulcis in Fundo, chiamiamolo Dulcis in Fundo, su, non perché... Ovviamente, qui abbiamo, abbiamo poi gli originali che ovviamente daremo, o non li facciamo vedere, poi naturalmente la regia li farà vedere. Partiamo con chi partiamo? Con Piunti, no? In ordine di... Allora, partiamo con Piunti, sono degli editoriali. Una volta Giorgio Forattini, posso dire Pasqualino, perché siamo tra amici. Io ce l'ho tutti da parte. Giorgio Forattini, questo è. Ce l'ho tutti da parte. Mi disse che una volta lo chiamai vignettista, lui si offese. Cazzo, certo. Si offese perché disse: io sono disegnatore satirico e le mie... E questo poi ne ho parlato anche con Evo l'ha fatto proprio questo, quindi disegnatore satirico. Non certo a livello di Forattini, però il ragazzo sta studiando la materia. Sì, adesso Vabbè. Allora, quella di Piunti, c'è il titolo, è Piunti e Cava in Gigi Pasqualino e la Malafemmina. Perché? Perché Evo si è dedicato a due noti film storici della cinematografia italiana. Il primo, naturalmente, Totò, Peppino e la Malafemmina. Non dice chi è la Malafemmina, Evo. Ma quindi lascia liberi i lettori, chi possa mai essere questa Malafemmina, non lo dice, noi non lo chiediamo anche perché lui non ce lo dice. Quindi In piedi dice Cava, ha detto sindaco, scrivi, scusate se sono pochi, ma 9.000 voti a noi ci fanno specie che quest'anno c'è stata una grande vendita delle vacche, come voi ben sapete, punto, due punti, ma sì, fa vedere che abbondiamo, dice che siamo avari. Piunti naturalmente scrive perché l'ha detto sindaco, scrive, ecco, quindi questa è, poi naturalmente ci sono appesi un salame e due caciotti come nel film, noto lì la Malafemmina è una bellissima attrice che, no, come i cultori, i totologi sanno, io sono un totologo anche dilettante, sono un grande totologo, la Malafemmina però in questo caso Evo non dice chi possa essere. Ai lettori, agli spettatori e agli e-lettori l'ardua sentenza. Bene, veniamo adesso all'altra, altrettanto cattivella, perché è cattivella, ma Piunti sa stare di scherzo, veniamo, che è altrettanto cattivella, è quella su Spazzafumo. Titolo Urbinati, Gabrielli e De Vecchis in Nemici miei, anche qui c'è la parodia di Amici miei, altrettanto, no, lui non c'è, lui non c'è, ride perché il ragazzo è intelligente, mica Spazzafumo è una persona intelligente, naturalmente in treno ci sono Perazzoli, Gaspari e Canducci, si vedono i finestrini da sinistra a destra. E giù a dare schiaffoni c'è Urbinati che dà schiaffoni a Perazzoni, Gabrielli che dà schiaffoni a Gaspari, che ci sta, no? E De Vecchis che dà schiaffoni a Canducci, e corrono perché il treno sta partendo, divertitevi, tenetele sempre nelle vostre collezioni che sono bellissime, meriterebbe, più di ormai c'è una galleria, sì, praticamente una galleria. Essendo neofita, quindi sì, possiamo augurargli di averne altro, che ne so, anche
sia in, al governo, magari, della, magari più in là, al governo della città o all'opposizione, potrebbe sempre meritarle, come anche più, certo. Anche lui sarà al governo della città o all'opposizione, quindi entrambi ve le meriterete. A questo punto noi possiamo concludere, ci siamo dilungati, i web spettatori hanno resistito, li ringraziamo. Se vogliono aggiungere hanno la libertà di parola, ci mancherebbe, no, volete aggiungere un, non so, un appello, che ne so, votatemi, sono bello. No, assolutamente, l'appello è quello di andare a votare, lo abbiamo già vi detto, asfalteremo i campi, faremo ancora. Scusa, più ti ho interrotto, ho fatto una battuta da barzelletta, cioè, mi scusi. Di andare a votare, prego. Assolutamente. Andare a votare perché è importante. Domenica e lunedì, come l'altro. Io posso dire di andare a votare per andare a votare il cambiamento di questa città, per cercare di avere una città diversa, una città nuova, una città vivibile e una città decorosa. Bene, ringraziamo i web spettatori per la resistenza e un saluto, poi magari al post elezioni vedremo che succederà, vedremo chi dovremo invitare. Ci piacerà invitarli entrambi, chi lo sa, uno di qua, uno di là, ma di questo ne vedremo dopo il 18 ottobre. Un saluto.